qua. Ford Focus RS. No, ragazzi, preparatevi perché alla guida questa macchina ti stravolge, ti mischia gli organi, ti riattiva i sensi, ti dà fiducia, ma allo stesso tempo ti intimorisce perché ha una coppia così alta che in qualunque marcia tu decida di uscire dai tornanti, lei ti spara come una palla di cannone. Parliamo di 750 Newton per metro di coppia e una potenza massima che si avvicina ai 500 cavalli. E poi produce una serie di suoni tra l'aspirazione e lo scarico, ma non solo, che ti gasa, che ti emoziona, che ti fa veramente apprezzare quest'auto. Considerate anche il 5 cilindri che suona come pochi, è un'auto favolosa. RSM K2, prodotta dal 2009 al 2011 in tre colorazioni. C'era anche una versione speciale dell'RSM K2, la RS500 di colore opaco, nero opaco. Le normali erano verde, blu o bianco ghiaccio, come quella della prova. A proposito dell'auto della prova, è pistolatissima, è messa giù davvero bene. La provo su strada e le tiro il collo. Siete pronti a godere? Mi raccomando, ragazzi, non dimenticate di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, che per me è veramente importantissimo. Buona visione! Venite con me che vi faccio sentire come suona. Chiamo il proprietario, così lui fa sta roba qua e io vi faccio sentire fuori che succede, sia davanti che dietro. Johnny, scusa, puoi venire? Johnny, grazie caro. No, perché è proprio quella differenza che c'è tra le ottecce a trazione anteriore. Johnny, che devo dire? Sali in macchina e dai un po' di gas, perché io vedi che c'ho qua il microfono. Ho visto. E noi adesso ce la sentiamo, ce l'ascoltiamo. Faccio sentire un po' l'aspirazione e lo scarico, vai. Ok. Chiudi, chiudi, caro. Allora, iniziamo da qua? Vai. Passo sul lato posteriore, eh. Vada, vada, si metta qui, Manuel, si metta qui. Grazie, grazie, gentilissimo. Mi faccia vedere un po' di revs qui. Può fare un passaggio per favore qui, visto che non ci sono macchine, può fare un passaggio qui? Pizzoni, venga dottor Pizzoni, venga con me. Nella pace eterna del comune di Lucoli, tra le montagne, possiamo ammirare le pecore, ma soprattutto godere del silenzio di questa magnifica regione, l'Abruzzo. Ora romperemo il silenzio, ragazzi. Signori e signore, preparatevi, perché sta per passare la Ford Focus RS pistolatissima del dottor Johnny, e oggi in questo video vi farò godere, come da titolo vi farò godere. Disgraziato, dove corri? Disgraziato, la tizia mi ha insultato. La ragazzina sì, ci ha dato degli insulti perché stavamo un attimo provando il motore e sentendo il suono. E stava facendo un TikTok. E purtroppo si è lamentata perché il video con chi stava facendo il suo fidanzato è uscito un po' disturbato. Ah, ecco, ma che era un balletto tipo? Sì, sì, i tipici balletti da TikTok. Anche noi un balletto, sembra un sogno. Che paura. Come li vuoi i controlli? Attaccati o staccati? Tutto staccato. Allora vai, tutto staccato. Solo una cosa ti chiedo, Matteo. Andiamo piano. No, no, vabbè, goditela.
se vedi la temperatura, qua c'è la temperatura dell'olio. Guardiamo insieme, oh. Sì, no, nel senso, se la vedi salire dopo abbastanza, no, ma alziamo ma una... Cosa... Oh, no, non hai capito. Per stare tranquilli. C'hai ragione. Questa macchina è al limite in questo momento. E sono il secondo in Italia col turbo ibrido. No. Perciò, perciò abbiamo chiesto, vuoi la mappa spinta o la mappa pista che è meno spinta? Adesso, no, adesso, adesso sei in full power così. Ah, ok, siamo full power. Tan tranquillo. No, non hai problemi. Sento che qualcosa è cambiato. E dunque, perché siamo tornati su Officina del Pilota con questa macchina? Allora, i motivi sono due in realtà. La prima è per fartela guidare un po' meglio, fartela godere, okay, per telealisticamente di motore. E in secondo luogo ci sono quasi 100 cavalli in più rispetto all'altra 100 volta. 100 cavalli in più? Eh sì, eh. I cavalli non bastano mai. Questo è uno stage 5 praticamente, e con motore stock. Ah. Quindi praticamente siamo al limite di quello che può dare questo motore. E quindi quanti cavalli abbiamo? Lo vuoi sapere? Sì. 480, anche qualcosina in più. Se uso etanolo o un po' di additivo più spinto, riusciamo ad arrivare anche a 500. Mamma mia. Però ci teniamo tranquilli con sto caldo. Anteriore 5 cilindri. Gran freno, il freno è rimasto lo stesso. I freni sono gli stessi, ho cambiato le pastiglie. Uh-huh, anche lì sono andato su Pagid. Ah. Ho cambiato dalle Ferodo, avevo le DS1 una volta, e poiché ho voluto spingere qualcosina in più, ho optato per le Pagid RS3, che sono belle toste, sì, che rendono molto di più. Tanto inserimento in curva, hai fatto gli angoli qui davanti? Sì, ho fatto gli angoli, ho cambiato un pochettino di convergenza. Quanto siamo? Dopo... Abbiamo 2,5 gradi di camber davanti e... Oh. Porca miseria! Mi sento questi cavallini che hai messo. Ci stanno? O almeno non dormono, almeno questo. Dicevi di convergenza? Abbiamo due... No, convergenza ma leggermente chiusa, perché comunque tende, essendo maggiore, ad aprire un pochettino la convergenza in accelerazione. Sì. Quindi abbiamo aperto, abbiamo chiuso un pochettino la convergenza davanti, 2,5 gradi di camber. Ok. Dietro abbiamo messo bracci regolabili sia camber che convergenza, più biellette barre antirollio anteriori e posteriori rinforzate. Questa non è su Uniball, questa è su Powerflex. No, no, no. Abbiamo il Powerflex classici viola, quindi un intermedio fra, lo sai meglio di me, il viola e la media fra il nero e il giallo. Sì, 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 sì. Ma anche perché sulle nostre strade, parliamoci chiaro, in Italia, a meno che non becchi una strada fantastica. Sì, ma comunque è comoda, eh. Non è male. Vedi quanto è sconnessa la strada, però lei rimane molto comoda. Quello che mi coinvolge tanto di questa Ford Focus RS, che mi fa sempre riflettere sul fatto di mettere un'auto del genere nel mio garage, è questo modo di raccontarti la strada, sia attraverso lo sterzo ma anche attraverso al suono che proviene sia dall'aspirazione che dallo scarico. Parliamo di un 5 cilindri che cambia totalmente modalità rispetto alle auto a trazione anteriore, le hot hatch di cui abbiamo parlato sul canale oggi, moderne, che al di là della Hyundai 30N, che le Hyundai ancora suonicchiano un po', un, sì, po' un suono più artificiale, meno, bravo, corposo, meno grosso, grave di questo qui, che però tutto sommato poi danno piacere di guida. Scendevo giù per questi passi con la Type R, che io ho considerato la FL8, la migliore anteriore in commercio oggi, che però nonostante un motore elasticissimo, una potenza infinita di 320 cavalli, certo, di più, a livello di suono lasciava un po' a desiderare, leggermente, ma soprattutto dallo scarico, perché poi io, certo, registrando i video mi riporto a casa i file, okay. E dentro l'abitacolo non era male. Qui siamo però proprio su un'altra categoria, cioè è un altro campionato. E questo è il campionato di Serie A, è la squadra che vince il campionato e va in Champions League, capisci che voglio dire? Sì, sì. E per me, che sono, non rientro nella categoria dei boomer, grazie a Dio, ma insomma, siamo giovani, da macchine che suonavano, no, ecco, per me questa roba qua è fondamentale. Ci sta, ma assolutamente. Poi sono le emozioni che ti regala la macchina, ed è la cosa più importante secondo me, perché una macchina che comunque non ti regala emozioni, per quanto possa andare forte, non è la stessa cosa. Non è la, non stessa, è la stessa cosa. No, è vero, è vero. E calcola qua, rispetto al video che abbiamo fatto 3 anni fa, ho silenziato lo scarico. Ah sì? Ho tolto lo scarico che avevo artigianale perché era forse un po' troppo per i viaggi in lunga percorrenza, autostradali e quant'altro. E proprio ieri abbiamo montato in officina dal mio grande meccanico Fabio un Biltec molto easy, okay,
con terminale in titanio, che dovrebbe essere l'unico in Europa con questi terminali. Sì. Ed è molto più, diciamo così, soft dal punto di vista della guida facile. Poi però quando apri si scatena praticamente l'inferno. Ok. E infatti l'ho sentita prima durante i passaggi, che era qualcosa di eccezionale. Adesso la facciamo sentire. Prima di cominciare a dare un pochino di gas, rinfreschiamo per chi ancora non ha visto il primo contenuto fatto su questa macchina del canale, che cosa ha questa macchina sotto. Mamma mia, coppia 700. Ma tu a destra non sei abituato? No. Cioè tu lo senti? Io la sento di là. Che differenza che c'è? Porca! Quanti giri facciamo? 7,5 quasi. Mamma mia ragazzi, che bellezza! Che bellezza! Non tanto c'ha... sensibile ai piccoli angoli. Sì. Ci devo prendere la mano, eh? Tranquillissimo. Mezzo grado, bam, cambia traiettoria. La senti tantissimo. Tanto. Più pensata per la pista con questo tipo di, allora, di assetto. Sì, però comunque è, diciamo, più turistica che da pista. Che se avessi voluto farla ancora più estrema potevo farlo. Eh no, perché però... io guidandola adesso ti dico che mi sembra molto... talmente tanto rapida negli inserimenti che come ho creduto che l'avessi pensata ciclisticamente per un discorso vista. Chiaro, no, invece no, l'ho lasciata abbastanza gestibile dal punto di vista senza uniball, top mount e robe varie, proprio per godermela anche sulle strade così, su dei passi, su delle strade, porca miseria come va. Attacca subito, eh! Sì, va una bomba! Sentiamo com'è il culo, perché qui sono abituato. Bene, già trazione da vendere. Tanta coppia, quindi rimango anche qui in terza marcia, senti. La scarica ci easy. Porta fuori. Può frenare forte. Inserisce da Dio qua. No, buttare un po' fuori. Sto le Cup 2. Sì, Cup, sì. Pilot Sport Cup 2. Vieni, baby. Mamma mia. Mamma, come sale. Senti, cazzo. Quanti chilometri? 160. Si muove un po' di culo, eh. È sempre stata un po' ballerina, eh. Ma l'ho lasciata apposta così, eh. Aiuta avanti. Scoppietta là dietro. Sì, ma non è a mamma mia ragazzi, mamma mia, come ti è sembrato? Porca mamma santa, lato passeggero non ti fa capire un cazzo, è un mostro. È un mostro, è un mostro, è un mostro. Credimi, allora quando la guidi lato guida non ti rendi conto di quanto cazzo va. È una carogna, ti ricordi che te lo dissi già? Sì, sì. È una carogna, sì. È rimasta una carogna. E ti dico di più, l'abbiamo dovuta controllare dal punto di vista della coppia, proprio perché comunque essendo un'anteriore non puoi andare a lavorarci tantissimo, non è un quattro. Ma tu hai sentito per caso perdite d'aderenza? Francamente no. Slittamenti? No. Dai. No. Allora, differenza di autobloccante, la gomma. Buona, bravo. Differenza di autobloccante. Gli angoli giusti comunque. Poi ci sono, sì, gli angoli giusti. Io li avrei resi un po' più guidabili per i passi. Cioè così mi sembra tanto da pista. Quello, okay. Questa è la mia sensazione. Però basta solamente accordarsi con lei. Certo. Quindi no. Devi capirla. Raggiunto quello. E ti dico di più, qua c'è solo una cosa regolabile, una, il servosterzo.
messa bene, quindi se guidi pulito puoi andare forte lo stesso, perché comunque lei ha tanto grip e quindi non taglia anche se tieni. Certo, certo. Poi, se guidi sporco, stiamo parlando di una macchina che nonostante abbia una coppia di 70 kg, sì, 750 Nm quasi, 75 kg, funziona bene, perché non ho avuto mai la sensazione che le ruote anteriori slittassero, perdessero aderenza nel momento in cui aprivo forte il gas in uscita curva, anche su quelle più strette, come hai visto col tornante di seconda marcia. Ma sai cosa? Il turbo lavora bene, perché è un turbo ibrido, non è il turbo di serie della macchina, che nell'altro video ne avevamo parlato. E avevo tenuto il turbo stock per un discorso di lag, praticamente. Turbo ibrido? Questo è un turbo ibrido. La differenza che hai notato immediatamente dal vecchio turbo che era? Allora, il soffio, che è qualcosa di epico, praticamente. Dimmi però qual era il vecchio turbo. Che non allora, è un K16 BorgWarner, che è quello di serie della macchina. Ok, quindi non avevi cambiato il turbo? No, okay. All'epoca avevo il turbo di serie, praticamente ho lavorato di elettronica, quello che era, comunque con la mappa. E invece il mappatore, il preparatore che mi ha seguito con questa preparazione, che è inglese, sì, mi ha fornito il suo turbo con la sua mappa dedicata, ed è sempre un K16, leggermente allargato, insomma lavorato un pochettino nei contorni, e mi aspettavo che avesse perso qualcosina in basso, in realtà anche a 3000 giri va, la differenza che poi a 7.5, 7.2, dai, il limitatore è 7.3 in realtà, e mi ha detto proprio lui, se vai sul banco, se vai in pista, non hai bisogno di cambiare prima, perché tu a 7.3 praticamente sei in piena curva di potenza. E l'abbiamo dovuto tenere a bada, perché comunque questo turbo, diciamo, lavora meglio su un motore aperto, quindi pistoni, BL, alberi a camme e quant'altro. Ecco che non ho voluto forzare tanto la mano. Beh, la macchina è abbastanza forzata in generale, il processo è stato lungo, quello di modifica, è durato anni. Ascolta, Johnny, ma quanto hai speso per tutto questo... Vi ripeto di andare a vedere il vecchio video per capire da dove sei partito con queste modifiche, cioè alla fine del giochino ma è guarda, un'altra macchina. Sì, è un'altra macchina completamente, sia di dinamica di guida, di meccanica che di motore alla fine. È un'altra macchina... Intendevo un acquisto di un'altra macchina, avrei speso 20.000 euro. No, non ci siamo arrivati. Ok. Allora, calcola lo stage, questo qua attuale, che è quello diverso rispetto all'altra volta, mi è costato 5.000 euro. Però gli che altri sono pochi, E no. Gli altri erano sui 15.000, mi sembra. Dai, quanto costa adesso sta macchina? Questa meravigliosa trazione anteriore, hottatch, muscolosissima. Tra l'altro, adesso ragazzi, ve la facciamo vedere fuori. Un Hulk, praticamente. Che bella che è, che cafonissima, ma è quel cafone che piace a me. Quell'estetica cattiva che fa subito capire il suo carattere aggressivo, il suo carattere, come dico io, questa la amo chiamarla una carogna, perché questo suono, questo magnifico suono che viene dall'aspirazione e dallo scarico, e questo atteggiamento su strada mai banale, sempre aggressivo, trovo che sia una tra le sportive più accattivanti a livello estetico. Sono d'accordissimo, ma anche come livello di guida, cioè questa macchina qua Ford te la dà così e dice guidala, goditela. Quindi praticamente tu devi semplicemente staccare i controlli, trovare una strada così e scaricare sta cattiveria che c'ha dentro, che è proprio bello. Sai, ti dice proprio vai, 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 vai. Secondo che abbiamo? Abbiamo AP Racing all in all, quindi praticamente pastiglie abbiamo detto, abbiamo le budget. Pins 6 pompanti AP Racing, dischi flottanti AP Racing 365 J-Hook. Per 32, sì, J-Hook, e tubi in treccia, olio RBF 700 che mi ha fornito il buon Stefano Curcio, che dovresti conoscere anche te. La Ford nel 2010 ha sviluppato il Club Sport in collaborazione con Mountain. Sì. E Mountain praticamente si è affidato a Bilstein. Uh-huh. Il discorso qual è stato? Che poi sono passati gli anni, è uscito di produzione e nel 2020 praticamente la Mountain ha deciso di rifarlo. Okay. Io mi sono fiondato praticamente e l'ho preso a un prezzo praticamente bassissimo, cioè 800 euro l'ho pagato all'assetto. E la frenata è una di quelle cose importanti per me. Sono d'accordo. Questa mi convince enormemente, sarebbe stato sufficiente anche con 4 pompanti. Sì, però sai cosa? Ti fai prendere la mano poi dopo sì, un po', certo, no? Sì, sì, sì.
c'è anche quel fattore estetico. Bravissimo. Cioè, il discorso sai qual è? Il cerchio è comunque un 19. Quindi se metti un 4 pompanti potrebbe essere piccolo, sembrare piccolo. Sì, no, certo. E c'è già un 6 pompanti. Comincia ad essere un bel cerchio. Prima era parcheggiata davanti alla mia S3. L'S3 è minuta come macchina rispetto a questa. Questa comunque è una roba... Guardami! Guardami! È grande, e fa 1500 kg sta macchina. Sì, circa. Con me dentro sono 3 tonnellate e mezzo. Però in genere, sì, sono 1520, 1480, una cosa del genere. Posso mettere senza ombra di dubbio questo volante insieme alle altre hot hatch Hyundai 30N Civic Type RFL8. Ti dico di più. E Megane RS, questo volante lo posso inserire come... Vuoi sentirlo come... sport? Sì, fammelo sentire sport. No, no, devi fermarti. Ok. Allora. Non comunica tanto bene. No, no, se già, cioè non puoi modificare modalità di guida. Puoi modificare solo il servo sterzo. Ok. Allora, con la levetta, quella là a sgancio, dove c'è scritto il tasto... Aspetta che non ci arrivo, si è bloccata. Con questa qua. Allora, okay. Aspetta. Che facciamo? Menu, servo sterzo. Ok. E l'unica cosa, adesso ce l'ho normale. Ma lo mettiamo sportivo. Sportivo. Ok, che cambia? È sentiamo. Più duro. Ah, più duro. A livello di reazione è lo stesso praticamente. Forse un pelo più preciso. E lo sentirai più duro. Sì. Detta così potrebbe essere una frase equivoca, però... Ma cosa fa? È questa la carognaggine, la carognitudine, si può dire? Penso di sì. Sto proprio... Lo sto... Sfiorando. Titillando. Stai titillando il turbo stamattina. Sì, no, lo sterzo è più preciso, molto comunicativo, anche il grip è fantastico, guarda che bel diametro che ha, ciccione, bello di papà. Ok. Io mi tengo. Che Dio ti benedica, Ford Focus RS. Tanta coppia, e poi sale, non è che muore qui, eh? No, no. Dai 3 ai 5 ragazzi è una cannonata, è una follia. Io sto godendo praticamente. Guarda quando ritrova grip. Cos'è? Senti l'aria. Ma tira fino alla fine! Non molla non niente! Non molla niente! Non molla! Che bellezza! Proprio gli voglio bene! Ma le cambiate! Che arroganza! Che arroganza! Full! Full! Ok. Ci avvisa tanto, lo stage 5 di Porta ha un livello molto più estremizzato, quindi
Quanto le puoi tirare il collo così seriamente? Non tantissimo, comunque, nel senso che devi avere comunque la delicatezza e l'accortezza di farla respirare ogni tanto. Poi te l'ho detto, io per uso caldo, fa tanto caldo. Cambia molto? Okay. Voglia. Calcola che così è come se stesse girando un 50 cavalli in meno praticamente. Sì. Quando respira aria fresca, bella, piena. Io l'anno scorso, quando sono stato zona Campo Imperatore, e c'era aria fresca, era tipo, cos'era, gennaio, febbraio. Caspita, era una, capito? La macchina pareva che avesse 50-100 cavalli in più. Certo. Andava veramente bene, bella, piena. Poi in pista uso una mappa un pochettino più conservativa. E c'hai più margine. Esattamente, sto un po' più tranquillo, diciamo così. Ma comunque, ce la vedi. Quella arriva un attimino a temperatura con sto caldo, purtroppo è quello che è. Mi ha dato tanto gusto anche il differenziale autobloccante in uscita curva lì, che pattinava leggermente, ma sentivo esattamente dove andava e capivo tutto. Quello che voleva fare. E questo è bello, quella fiducia lì. Un mostro da 1500 kg che ti trasmette tanto. Questa è una macchina che direi non filtrata, ma dell'era delle auto filtrate. Bravo. Ti comunica tanto pure perché c'ha un ottimo sterzo, veramente, e un cambio manuale. Tra l'altro un cambio manuale gestibilissimo pure in città, perché sì, molto fluido, molto morbido, molto preciso. Non è uno short shifter, questo è proprio, no, di serie, non così come è. Shifter, e poi ti collega con la vettura, perché ecco, i punti di contatto, pedali, sterzo, volante, cambio sono, certo, sempre quelli. È una robina in più. Qua su questi passi amo poter guidare col cambio manuale. Sono assolutamente d'accordo. Ti dà quella connessione in più con la macchina, con la strada, con le emozioni che comunque ti scatena. Buono anche il recaro, definitivo, è un po' alto. Sì. Lo so, fanno le staffe, io sono un metro e una banana, quindi per me va benissimo. Te sei alto, quindi. Ragazzi, ma quanto è simpatico Johnny. Johnny, dove ti trovano? Su Instagram? Mi trovano su Instagram, theoriginal_ Johnny Santoro, e c'è un po' di macchine, un po' del mio lavoro, un po' di panorami. Sto facendo vecchio, quindi mi emoziono facilmente davanti. Vabbè, ho capito, sto andando per l'età dei 34 anni, ormai mi sto facendo vecchio. Non ti mando a cagare solo perché il canale è prestigioso. Facciamo i bravi, ci teniamo buoni. Però sai, davanti a un tramonto, davanti al mare, sai, io lavoro sulle navi, quindi davanti è un'esperienza mistica quasi. Come guidare questo? Porca miseria, ma veramente, guarda. E poi hai visto anche, no? Sali, stacca tutto subito. Ma perché, sì, perché vai. Si fa guidare, si fa rispettare, va rispettata. Bravo, bravo. Però è anche molto docile sotto. Se hai i fondamentali di guida è una macchina teoricamente docile. Certo. Diciamo che va guidata con le mani sullo sterzo. Perché se guidi. Frizione a 5 petali, sì, quindi dà lo stacco di quella normale, ma. Allora, ti regge come una 5 pedali, quindi una frizione di quelle là da corsa, però poiché è un'ibrida, è organica, sintetica, ti dà la possibilità comunque di essere molto gestibile anche nell'uso, non dico quotidiano, però non è un pedale frizione comunque duro, roccia. Aspetta, facciamo una cosa bella, ecco. Potenza, il suo, non il mio. Cioè, ma che suono fa? Porca. Ma poi aspetta. Sì, perché lei sale e dice sto andando. No, ma quel fischietto, quel growl, quel suono dello scarico. La pop-off. La pop-off. Porca miseria. È il pacchetto completo. La coppia. Mamma mia, questa è una gran coppia. Senti Johnny, io spero tanto che abbiano apprezzato questa macchina grazie a te, quindi ti ringrazio. Ringrazio i nostri mitici ascoltatori che ci seguono sempre, anche fino a qui, fino alla fine del video. Vi ringraziamo.
Io ringrazio te e ringrazio tutti quelli che ci seguono e spero di avervi regalato insieme a Matteo delle emozioni enormi. E io non oso immaginare, cioè, ma veramente io a volte mi chiedo, no? Una macchina come questa c'ha 15 anni alla fine, eh? Questa c'ha 15 anni, non è una giovanotta, non è una bimba, è quasi una MILF. Ma ti regala qualcosa di... Ciao, frate. Che è? Sei tremato? Mamma mia, lato passeggero, ragazzi. Dai, la strada è figa, dai. Sei tu che sei figo. E poi c'è lei, c'è terza, guarda quel pezzo mamma lì. Hai sentito appena appoggia a sinistra, dum, che poi sta bella piantata, perché tu lì capisci se la macchina c'ha il culo come si deve. Messo a terra come si deve. Sì, perché se lì lo perdi il culo un parte. Addio. 140, su. Certo, sono sconnesso così. Vai, certo. Vai. Ci troviamo sotto una... Ciao, ragazzi. Ciao.